Eccolo. Ecco, vediamo. Allora, ok. Allora, mi metto in modalità, eccetera. Come dicevo nella parte iniziale, questa manifestazione, questo incontro di oggi è successivo a un incontro di Scienza Under 18 Nazionale, nella quale si è discusso il futuro di Scienza Under 18 in tempi di coronavirus, rispetto alle manifestazioni, rispetto sia a quello che le classi possono o non possono fare in questo momento, ma soprattutto anche rispetto alle manifestazioni classiche di maggio, dove, come molti di voi sanno, qualcuno forse non ha esattamente il polso di quello che succede, diciamo, le classi che hanno presentato, che hanno preparato i progetti scientifici in classe, escono all'esterno in una manifestazione in cui incontrano le altre classi e anche, diciamo, il pubblico, anche un pubblico generico. L'anno scorso, per la prima volta dopo 23 anni, le manifestazioni non si sono potute, tenere a maggio, quindi abbiamo saltato un giro. A un certo punto il nostro presidente ha detto: ma che facciamo? Anche quest'anno saltiamo un giro? Vediamo se è possibile organizzare qualche cosa di innovativo. Nell'incontro che abbiamo avuto 2 o 3 settimane fa, ci siamo posti su due binari diversi. Il primo binario, che è quello di sinistra, nel PowerPoint, dice: vabbè, ove possibile, con le dovute attenzioni, le manifestazioni si terranno con la dimensione locale. Quindi, non lo so, ci sarà la possibilità di stare in piazza, ci sarà la possibilità di usare le mascherine oppure no, però, ove possibile, le manifestazioni nelle sedi di Scienza Under 18 si terranno. Ma se non è possibile tenere le manifestazioni, ecco che quindi abbiamo pensato, e non ci avevamo mai pensato, con alcuni amici all'inizio dicevamo: ma il bisogno aguzza l'ingegno. Come mai non ci abbiamo pensato a una manifestazione nazionale mai fino ad ora? Ma perché, se non ci sono bisogni impellenti, le cose scorrono come sempre. Allora abbiamo pensato che si può tenere una, chiamiamola così, una settimana in cui potranno essere presentati degli exhibit al tempo del coronavirus, che con una espressione molto intelligente Francesco Cicada ha definito exhibit. Quindi pensiamo a una manifestazione di exhibit a maggio, tutta da costruire insieme, quindi come dimensioni nazionali. Adesso cercherò di snocciolare il concetto degli exhibit, quello che potrebbero essere questi exhibit. Per farlo, però, volevo farvi vedere quello che stiamo parlando, comunque di video che vedono protagonisti gli studenti. Non stiamo parlando di video in cui magari gli adulti spiegano, gli insegnanti o gli esperti spiegano la didattica, o spiegano un esperimento, o spiegano qualche cosa. Stiamo parlando, sul modello di Scienza Under 18, diciamo, di exhibit che vedono gli studenti protagonisti. Allora, c'è una media di exhibit in internet. Io ne ho scelto uno, non perché sia esemplificativo particolare, ma perché vi fa capire di quali tipi di exhibit di modello 1 stiamo parlando. Adesso lo faccio partire. Quindi, il video che volevo presentarvi era un video, aspetta che metto in presentazione. Come tanti che ci sono sullo schermo, in cui si vede un ragazzo che presenta un esperimento sulla tensione superficiale, no?
È una ragazzina che dice: allora si prende una dell'acqua, un bicchiere, si mette una graffetta con la forchetta e dopodiché la graffetta. Pietro, scusami se lo sto inserendo sulla chat il link. No, Vuoi farlo vedere? Va bene. no, l'ho messo in chat così magari se Ah, ognuno poi di voi. uno se lo vede. Ok, grazie Ah, Matteo. giusto, bravo. Grazie Matteo. Vado avanti Sì, intanto. vai. E allora, questi tipi di video, diciamo, sono, il prodotto che si vede mediamente. Vuol dire che tanta gente ci lavora su questa cosa ed è stato sicuramente un grande passo avanti il fatto che i ragazzi si siano messi a produrre video con l'aiuto non degli insegnanti, con l'aiuto magari anche a casa di qualcuno. Ma se andiamo ad analizzare un attimo questi tipi di video, allora io come punto di vista, come punto di forza di questi tipi di video, ci vedo sicuramente, che si punta molto sull'importanza del metodo sperimentale, cioè si tende a insegnare qual è il metodo sperimentale. Adesso magari non tutti i video hanno tutte le fasi, cioè l'ipotesi, i materiali, le fasi di lavoro, l'osservazione, la conclusione. Alcuni hanno magari soltanto parte dalle fasi di lavoro, però diciamo mediamente sono molto utili per insegnare il metodo sperimentale. Poi vengono svolti in tempi ragionevoli. Normalmente si vedono video che vanno in 1, 2 minuti, 3 minuti, e poi permettono anche ai ragazzi di utilizzare linguaggi diversi, ci mettono la musica, ci mettono i titoli, ci mettono i tempi diversi, eccetera. Quindi mi sembra un buon prodotto. Che tipo di criticità ci vedo io in questi tipi di lavoro? Mi sembra che l'attenzione dei ragazzi in questo tipo di lavoro e spesso anche degli insegnanti che li presentano è quello di far venire l'esperimento. Cioè, mi viene in mente, pensateci bene, quando andiamo a leggere per esempio i risultati di una ricerca scientifica degli scienziati, no? Se voi andate a leggere un report, che cosa succede? C'è lo scienziato che ti spiega la sua scoperta. E sembra che tutto abbia funzionato in modo liscio, cioè non c'è nessun racconto di quelli che sono stati gli imprevisti, gli errori, il percorso. Cioè lo scienziato ti dice: io avevo questa ipotesi, ho fatto così e ho scoperto questa cosa. Che è una cosa bellissima per quanto riguarda quell'oggetto, ma per quanto riguarda invece i processi cognitivi, i processi umani, la fatica che c'è dietro non traspare nulla. Ebbene, anche in questi tipi di video mi sembra che l'interesse sia quello di dimostrare una certa cosa, che l'esperimento è venuto. Quindi l'attenzione è fondamentalmente sul prodotto, ma il metodo sperimentale per me è quasi una ricetta, cioè voglio dire, se fai così e poi fai così, la cosa viene. E chiaramente l'interazione con altri, in particolare con i ragazzi, è quasi nulla. Qualche interazione in questi video c'è anche con gli insegnanti che magari intervengono precisando qualche cosa per dimostrare anche che loro esistono, ecco, perché questo è importante. Questo non vuol dire che noi di Scienza Under 18 in questi anni abbiamo fatto molto meglio. Quel link che io ho messo lì è un prodotto medio di quello che si vede a Scienza Under 18 durante le manifestazioni. Normalmente, se voi andate a linkare, a cercare, a googolare Scienza Under 18 Exhibit, ne trovate tantissimi di questi video. Normalmente c'è un presentatore che si presenta, che è un ragazzo, quindi questa è una cosa positiva, che arriva nei banchetti degli espositori, gli chiede: ma allora cosa presenti, cosa non presenti? E loro spiegano, quindi espongono loro che cosa hanno in quel banchetto. Nulla a che vedere su quello che è il percorso del progetto per arrivare lì. Nulla a che vedere, appunto, fa il paio con gli altri, secondo me, video del percorso che è stato fatto. Ebbene, io mi sono permesso di definire questi video di tipo addestrativo, ma è una mia definizione, vuol dire che addestrano, il che non, a
attenzione, non è un'accezione negativa quando io dico che questi video sono addestrativi. Ho cercato di fotografare una cosa, cioè se gli si insegna a un ragazzo il metodo sperimentale, bene, voglio dire, non è una cosa negativa, no? Però, ecco, manca qualche cosa. Allora, io mi immagino che se noi lanciamo a livello nazionale la proposta che i ragazzi presentino degli ex-vid, mi immagino che molti dei video che arriveranno sono del tipo di quelli che io non vi ho potuto osservare. E noi decideremo se li prenderemo, se non li prenderemo, se prenderemo i migliori, vedremo, insomma. Normalmente in Coscienza Under 18, diciamo, prendiamo tutti i progetti che vengono. Stavolta vedremo che cosa succede. Ma io con voi oggi, noi con voi oggi, soprattutto, quindi mi rivolgo ai docenti, vogliamo vedere se è possibile costruire una piccola sezione di ex-vid da presentare noi, di tipo sperimentale, che sono diversi da questi ex-vid di livello 1. Quelli che io ho chiamato ex-vid 2, cioè di modello 2. Per spiegarvi che cosa sono, per me occorre andare a leggere quella che è la storia, il percorso di Scienza Under 18. E quindi cercheremo di trasformare quello che è il vincolo, cioè il fatto che oggettivamente forse non potremo fare le manifestazioni, in una risorsa, cioè, ovvero, mi piacerebbe che veramente noi costruissimo dei prodotti che fanno vedere che cosa è Scienza Under 18. Per far vedere che cosa è Scienza Under 18, qualcuno vuole entrare? Ho sentito il campanello. Che faccio? Mi sentite? Sì. Ma lo senti solo tu, devi decidere tu. Allora, io decido che cerco di recuperare. Devi tornare sulla finestra di Meetup. Ecco qui, c'è Rodia che finalmente è rientrato. Quindi adesso rientro. Che bravo che sono diventato. Eccomi, ce l'ho fatta. Ciao a tutti. Ok, posso continuare? Sì. Solo che non vedo la presentazione a questo punto. Ma ciao, ti informiamo che che c'è una registrazione del meeting in corso, quindi la tua immagine sarà registrata, acconsenti? Ok, grazie. Adesso riprendo la presentazione perché me l'ha cancellata. Ok. Scusate, ma il bello della diretta, me lo dicono, no? Allora, presentazione. Eccola. Ok. C'è? Dalla deposito corrente. Allora, dicevo, per farvi capire che cosa intendo per ex-vid di livello 2, una brevissima, ma proprio due minuti per ricordare chi siamo, che cosa abbiamo fatto in questi anni. Cioè, in questi anni, diciamo, come docenti ci siamo sicuramente riportati sul modello del costruttivismo, cioè abbiamo cercato nel nostro piccolo di insegnare quelli che erano i concetti della scienza, le procedure, ma di stare anche molto attenti a quelli che erano i processi cognitivi e metacognitivi, non come cosa a sé stante, ma come parte integrante dell'insegnamento. Attenzione, in poche parole, quando dico che insegnare concetti vuol dire insegnare l'attenzione, che cos'è l'attenzione superficiale, o che cos'è l'energia, o che cos'è un angolo, o che cos'è una misura. Mentre per quanto riguarda l'insegnamento delle procedure, mi sto riferendo ai nodi essenziali della scienza, cioè mi riferisco alle procedure della scienza, cioè quindi insegnare che cos'è l'osservazione, che cos'è la misurazione, che cos'è la classificazione, eccetera. Mentre quando dico che siamo sempre stati ai processi cognitivi, mi riferisco a quelli che sono le azioni cognitive, cioè le posizioni, i posizionamenti dei ragazzi e degli insegnanti rispetto a una certa problematica. Ok, quindi abbiamo inteso il costruttivismo come una co-costruzione di significati del soggetto che agisce in una situazione concreta,
e in collaborazione con gli altri con i quali negozi e significati. Cioè, quindi noi siamo nati in questo humus, cioè diciamo i nostri riferimenti principali Vygotsky, cioè il costruttivismo sociale, chiaramente, no? Poi magari se volete interrompermi o se volete aggiungere qualche cosa, fatelo, io mi posso chiaramente formare. Ma che cosa avevamo aggiunto noi di Scienza Under 18 di più rispetto a quello che era l'insegnamento? Avevamo aggiunto la comunicazione pubblica della scienza da parte degli studenti, cercandola di farla avvenire in chiave costruttivista anche lei. Cioè insegnando, diciamo nel momento che insegnavamo concetti, procedure e processi cognitivi ai ragazzi, insegnando che quando si comunica, si può comunicare in vari modi, e per potenziare l'apprendimento la comunicazione interattiva era sicuramente quella più efficace. Per cui i ragazzi quando uscivano nei banchetti non uscivano per esporre, ma uscivano fondamentalmente per imparare, perché si mettevano in una situazione di apprendimento. Ecco, io quindi intendo che gli Exhibit 2 dovrebbero, a mio modo di vedere, far vedere dei frammenti significativi. Guardate, quando dico frammenti mi riferisco proprio a piccoli sezioni, a frattaglie, direbbero, no? Le frattaglie sono la parte più gustosa forse del maiale o comunque, no? Quindi piccoli frammenti o piccoli percorsi che facciano vedere quello che è Scienza Under 18 in azione, o facciano vedere altro che adesso a me non viene, che verrà a voi. Quindi soprattutto puntata sulla comunicazione degli studenti, ma no, io non escludo che ci possano essere frammenti di questa cosa che io intendo che vedono protagonisti anche gli insegnanti. Me lo direte voi se è possibile. Allora io mi sono permesso di indicarvi alcuni frammenti che per me sono significativi e che potrebbero a uno essere dei video. Degli exhibit, non necessariamente quindi un exhibit completo come quello che volevo farvi vedere, che parte dal fatto che quali sono i materiali di un esperimento e arrivano a fare l'esperimento, ma secondo me in questo momento storico è forse il momento in cui noi possiamo concentrarci sulle piccole azioni da fare con i nostri studenti, considerando che poi sono la somma delle piccole azioni che fanno il risultato. A me piacerebbe vedere in un exhibit, ve lo dico proprio piatto piatto, per esempio, come i ragazzi preparano il tavolo per un exhibit, come apparecchiano questo tavolo. Mi piacerebbe un video di 2-3 minuti in cui, una volta che l'insegnante ha spiegato di quale ha lavorato con i ragazzi su qual è l'exhibit, che si riprendesse il momento in cui i ragazzi discutono e apparecchiano i vari exhibit in un tavolo di presentazione e discutono del perché è meglio mettere il piatto a destra o il piatto a sinistra. Secondo me quella è una cosa di senso molto significativa che non esiste negli exhibit che si vedono in rete, perché quelli sono attenti al prodotto. Non sono attenti alle azioni. A me piacerebbe vedere un exhibit che fa vedere come i ragazzi approcciano una comunicazione con una classe in visita. In questo caso è molto semplice, si potrebbe fare chiaramente che i ragazzi sono divisi in gruppi, un gruppo fa l'inizio, fa l'espositore, il resto della classe simula di essere i visitatori. Allora, quali possono essere gli attacchi della comunicazione rispetto a un exhibit quando arriva una classe in video? Ce ne sono un modello, due modelli, tre modelli? Sarebbe bellissimo vedere due, tre possibilità. Sarebbe bellissimo vedere i ragazzi che discutono dicendo no, ma io penso che è meglio far così piuttosto che è meglio far colà. Per noi la terza fase è la fase forse
più importante, ma più importante anche come insegnante. Qui Marco mi potrà dare qualche dritta o qualche indicazione in più. La fase del fare domande generatrici di senso. Cioè, io vorrei riprendere brevemente, diciamo, l'importanza di fare delle domande legittime, che è stato uno degli aspetti su cui il nostro caro amico Marcello Sala ha lavorato, credo, tutta la vita, no? Le domande generatrici di senso, lui ci ha insegnato che è inutile fare domande tese a scoprire ciò che l'allievo non sa. Cioè, un insegnante normalmente in classe, avendo, diciamo, come riferimento il programma che ha svolto, sta attento soltanto a quelle che sono le domande del programma. Cioè, se io ho spiegato i numeri relativi, faccio una domanda per vedere se il ragazzo ha capito una qualche cosa dei numeri relativi. E certo, Marcello ha detto che questo può essere vero soltanto forse in fase valutativa finale, ma non è sicuramente vero in fase di in fase formativa. Marcello ci ha spiegato che occorre agire, occorre fare domande tendendo a scoprire ciò che l'allievo sa già, o che può sapere, o che noi pensiamo che lui sa. Quello è il modo migliore per partire in un'interrogazione, in una fase in cui vuoi far nascere qualche cosa. Devi cominciare a mettergli in situazioni chiedendogli delle cose che lui sa. Cioè, occorre poi e subito dopo agire in quella che è l'area di sviluppo prossimale di Vygotsky. Cioè, occorre agire con le tue domande a un livello leggermente superiore, in modo che lui possa agganciare e fare un ulteriore passo avanti. Questo noi abbiamo fatto come esperti per anni durante le manifestazioni di Scienza Under 18, abbiamo cercato di fare, eccetera. Allora io mi piacerebbe che ci fosse una sezione in cui si lavori con i ragazzi su quali sono le domande di senso quando c'hai un exhibit davanti. Cioè, delle domande... Scusa, dimmi. Ti interrompo. Prego. Un secondo, posso? Prego. Ascolta, prima di... Io chiaramente, come tutti, sto ragionando su quello che stai dicendo, no? Però mi sto un attimo perdendo, perché mi sono perso una cosa che secondo me è fondamentale. Cioè, i video di cui stiamo parlando, questi exhibit, che destinatario hanno? Hanno destinatario, cioè, chi è che li vedrà? Il mondo. Hanno destinatario il mondo. Allora, prima di tutto, Scienza Under 18, per poter... Adesso poi magari lo riprendo alla fine questa cosa. Era però è importante che tu me l'abbia chiesto. Sai, cioè, se fossimo in un contesto di formazione insegnanti, allora in questi video sarebbe veramente fondamentale far vedere la costruzione, la discussione dei ragazzi su metto il piatto a destra, lo metto a sinistra, ma perché ho ragione io, no, c'hai ragione tu, eccetera, eccetera. No? Se invece il destinatario è un altro, per esempio dei ragazzini che vogliono vedere cosa ha combinato questa classe, cioè vuole avere un'idea del lavoro che ha fatto, ci sta anche quella parte, ma poi la parte, diciamo, finale della comunicazione dei risultati è più importante. Quindi è per quello che, per capire quanto peso dare a un aspetto piuttosto che un altro, è importante capire chi è che andrà a guardare questi video. Guarda, Marco, stiamo costruendo questa cosa, la tua domanda la teniamo lì. La stiamo costruendo cercando di... e vedremo anche poi che tipo di usi possiamo fare di questa cosa. Io non so darti una risposta immediata a questa domanda. Non credo che ci sia. Credo che sia il senso nostro, la co-costruzione nostra, che alla fine ci dirà se con questa cosa qui la diamo per esempio solo agli insegnanti, è una cosa che può riguardare solo gli insegnanti, oppure può riguardare anche i ragazzi, oppure no. Non lo so. Cioè, io navigherei un po' a vista per il momento e poi tiriamo le somme. Non so darti una risposta in questo momento. Scusami.
non so dartela. Se qualcuno vuole inserirsi subito oppure andiamo avanti e poi chiudiamo e poi passiamo alle domande, perché io ho un percorso in mente che dice anche alla fine come sarà, come la fruizione di questi video, però ce l'ho in testa io. Vai, finisci. Vado avanti. Allora, mi piacerebbe anche che si ponesse l'attenzione su quello che è il corpo centrale di un exhibit, andando a snidare quali sono le operazioni cognitive che fanno i ragazzi quando hanno di fronte un altro gruppo di ragazzi, no? Cioè immaginiamo che ci siano i ragazzi espositori da una parte e i ragazzi visitatori dall'altra parte. Allora, qui si aprono tutta una serie di azioni cognitive. Io ne ho elencate alcuni, ma secondo me ce ne sono tante che possono essere analizzati insieme o a gruppi. È importante sapere come un ragazzo espone un concetto, come lo chiarisce il concetto, come espone una procedura, se la fa vedere oppure se la racconta, per esempio. Come riassume, se ogni tanto sente il bisogno di riassumere un certo procedimento perché quella parte prima è durata 3 minuti e magari l'interlocutore si è perso. Attenzione, quando io parlo di queste cose sto parlando anche dell'insegnamento, è chiaro, no? A buon intenditor poche parole, cioè io sto parlando da una parte come i ragazzi dovrebbero fare gli exhibit, ma sto anche dicendo in qualche modo come io penso e come noi pensiamo che si insegna, per cui non dovrebbe essere difficile per voi inserirvi. Andare a vedere per esempio se un ragazzo raccoglie gli stimoli che vengono dall'altra parte. Cioè, Marco dirà, cazzo, ma tu forse non hai anche raccolto il mio stimolo che io ti ho detto e adesso mi stai parlando di raccogliere gli stimoli. Io ho provato a raccoglierlo, lo stimolo di Marco, però è una cosa molto difficile, raccogliere gli stimoli e trasformarli in discussione. Ripeto ancora, Marcello era il nostro maestro in tutto in queste cose. La rielaborazione dei concetti, che è una cosa complicata. Come uno stimola l'interesse e la partecipazione dell'altro, come si assicura che l'altro ha capito. Ecco, sono tutte azioni che riguardano il corpo centrale di un exhibit, no? E poi ce ne potrebbero essere tante altre cose, e poi l'ultima fase è il congedo. Come si chiude un exhibit? Mi piacerebbe sapere 2 o 3 modalità e vederle, poi la fruizione, Marco, la vedremo. Può essere un buon corso di aggiornamento anche. Come diciamo si congeda un exhibit, con quali parole, con quali attese, con quali documenti, con quali strumenti. E poi sicuramente questa è una cosa che è fondamentale, se c'è una fase di metacognizione, se è prevista. Se non viene prevista, a me piacerebbe che alla fine di un progetto, di un exhibit, qualcuno si mettesse lì davanti con uno smartphone e registrasse e dicesse ai ragazzi: ma voi cosa avete capito? E i ragazzi dialogano per dire cosa veramente hanno capito, perché e come e quando hanno capito e perché hanno capito. E a me piacerebbe vedere exhibit di questo tipo. Va bene. Vado un po' velocemente a chiudere. La mia ipotesi quindi è: intanto credo che bisogna avere davanti un exhibit reale, non si può fare questo discorso su un exhibit immaginario, cioè quindi ci deve essere il solito lavoro che una classe, che l'insegnante fa per preparare un exhibit e poi inserire e scegliere se prendere una di quelle azioni, concentrarsi su una e registrarla, oppure 2 su 2 su 3, e oppure poi alla fine magari montare un unico pezzo, non lo so. Questo è una cosa che ogni insegnante può decidere se ha voglia di fare questa cosa. A noi ci basterebbe anche, per ogni insegnante, a me personalmente, un piccolo frammento di analisi per poterci poi lavorare insieme. Adesso però vi do una piccola sezione di altri stimoli di exhibit mai visti che io mi sono immaginato, me li sono immaginati io, però questi, quindi ho chiuso la prima parte e questa è la seconda parte che riguarda anche le azioni, quindi il lavoro dovrebbe essere allo stesso modo. A me piacerebbe, per esempio, ci ho pensato, che
si verifica una situazione di questo tipo. Uno studente diventa esperto di un exhibit, quindi per esempio ha imparato a fare l'exhibit sulla tensione superficiale. Allora mi piacerebbe che, magari, se qualcuno vuole provare, che lo studente presentasse ai compagni solo il risultato, dicendo: io ho fatto questo exhibit qui e ho fatto questa cosa, e di chiedere ai compagni di pensare secondo loro come si è arrivato a quella conclusione. Mi piacerebbe che si raccogliessero le ipotesi dei compagni, magari le prove, e poi i vari procedimenti magari vengono rimontati in qualche modo e si faccia un video che in qualche modo parte da uno stimolo per arrivare a un percorso a ritroso. Questa è un'idea che mi era venuto, prendetela lì se vi piace, se non la buttatela. La seconda idea era quella, sempre partendo dall'idea che ci sia una prima fase in cui il ragazzo o il docente, diciamo, presenta un ex, di chiedere alla classe, ai compagni, di cambiare qualche cosa. Dice: io ve l'ho fatto con la graffetta, ma è possibile farlo con altri materiali, o è possibile cambiare il procedimento, invece di usare acqua usare l'alcol, invece di fare quest'altra cosa fare in un altro modo, per vedere di riuscire a innescare processi cognitivi concreti per andare a afferrare veramente quali sono i veri nodi di un esperimento. Quindi andare a, come dice prima, non a risultare mai i processi. L'ultima che mi sarebbe bella per far rendere gli altri, si capisce poco. E che se lo studente spieghi a parole un esito. E poi chieda ai ragazzi rifanno realmente, per andare a vedere lo scatto, sì? Grazie. Sarebbe bellissimo, appunto, che qualcuno provasse a fare questa cosa, per andare a vedere cosa succede nella mente dei ragazzi quando tu gli stai spiegando a parlare un exhibit e poi gli chiedi di rifarlo, per vedere quali sono i salti, eccetera. Sarebbe un bel esempio di come lavorare o di come non lavorare. Bene, a questo punto è l'ultima slide e dopo ho finito. La manifestazione dell'exhibit prevista dovrebbe essere maggio 2021, quindi ci abbiamo tutti questi mesi davanti per ragionare su queste cose. La diffusione della proposta dovrebbe essere a livello nazionale, ma a mio avviso dovrebbe prendere non soltanto gli insegnanti del circuito SU18, ma voglio dire, mi piacerebbe lanciare a questo punto una proposta aperta a tutte le scuole che vogliono partecipare. Abbiamo diversi contatti con agenzie di comunicazione in tutta Italia, non dovrebbe essere difficile coinvolgere altre agenzie e anche altre scuole che magari volessero cimentarsi in iniziativa come questa. Abbiamo probabilmente il tempo per preparare questi exhibit 2 di secondo livello. Io sto parlando quindi a questo punto agli insegnanti di Milano, anche a Matteo e a Giuseppe, fino probabilmente a marzo-aprile, perché poi occorrerà pensare a come organizzare il materiale in sezioni. Quindi ci sarà un momento in cui si lavorerà a questi exhibit e poi un momento in cui bisognerà pensare a come organizzare quella che sarà la settimana, quello che sarà i 3 giorni, 2 giorni, 5 giorni di manifestazione nazionale, che sicuramente comprenderà il lavoro di tutte le sedi, ma anche di altre scuole, come dicevo prima. Allora bisognerà pensare poi se questi exhibit verranno organizzati a tema, a tematica, a livello di scuola o in altro modo possibile. Dobbiamo vedere, io immagino che siano mandati tutti in registrati, no? E qui però magari con dei momenti di confronto diretti alla fine di ogni sessione, magari chiamando degli esperti o comunque gli insegnanti che hanno partecipato a questa cosa, saranno credo felici di, una volta che hanno visto anche quelli gli altri, di ragionare, di fare un'analisi di quello che si è visto. Si potrebbero organizzare
webinar in diretta fra due classi, quelli si potrebbero fare. Dialogo di docenti con esperti, si potrebbero fare altre cose, ma adesso a questo punto però io avrei finito e amerei, con la sincerità che ci contraddistingue, di dire se sono andato sull'iperuranio o se invece, diciamo, si può fare qualche cosa di queste cose di cui vi ho parlato.